sola si presenta un po' da sola, nel senso che, scusate il gioco di parole, è una canzone che parla di solitudine, e è una di quelle canzoni che ho scritto in pochissimo tempo, perché la musica comunque è anche un buon strizzacervelli, e in più non ti chiede neanche la parcella poi una volta che hai finito, diciamo, la seduta. E voglio dedicare questa canzone a tutte le persone che hanno il coraggio di affrontare la propria solitudine, perché la vita sì, è bella, è divertente, è un po' come un blues, nel senso che tra l'armonia, tra tante cose belle, arriva sempre quella nota lì, tac, della pentatonica, quella un po' più malinconica, no? E quindi stare da soli è difficile, molto spesso si ha tanta paura e per questo si sta con qualcuno magari che non si ama veramente, oppure ci si sente anche contemporaneamente soli in mezzo a tantissima gente. Insomma, noi siamo soli, dobbiamo accettarlo e bisogna quindi prendere questa solitudine di petto, perché se no fa male, fa proprio male. L'idea di tornare a Sanremo praticamente è nata da sola, nel senso che alla fine dell'estate, insomma, stavo ultimando le voci del disco, quindi ormai il grosso era già stato fatto, e a un certo punto ho ricevuto la telefonata di Carlo Conti che mi ha chiesto: Nina, ma ti andrebbe di venire a Sanremo? E io ho detto: ma guarda Carlo, cioè sono qua, sto finendo il disco, più o meno i tempi sono quelli, Sanremo mi ha sempre portato fortuna, non c'è due senza tre, tiè. Allora, tra la prima volta e questa, come approccio, credo che più o meno sia sempre lo stesso. Chiaramente oggi arrivo, conosco già il teatro, conosco come funziona il meccanismo, però in realtà poi il Festival di Sanremo è sempre la stessa roba. Uno se la fa un po' sotto e poi spera sempre di dare veramente il meglio di sé. Ecco, cosa mi aspetto dal domani? Cantava Cesare Cremonini. Ma cosa mi aspetto? Io, come tutte le volte, incrocio le dita, ruoto le falangi, come dicono gli eli, e spero che vada bene, che vada tutto bene, che detto così sembra poco, ma poco non è. Dopo il festival mi aspetta una super trasmissione televisiva insieme a Claudio Bisio, Luciano Littizzetto e Franco Matano, Italia's Got Talent su Sky, quindi avremo una super maratona. Abbiamo già registrato parte delle puntate ed è stato devastante perché è veramente sfinente, però anche molto bello e molto divertente. Ho degli ottimi compagni di viaggio. E poi ovviamente partirà il tour.